Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi vi farò vedere come faccio la besciamella. È semplicissimo, è velocissimo e non la comprerete mai più con questa ricetta. Come sempre iscrivetevi al canale, mettetemi like, scrivete i commenti, fatemi pubblicità. Quindi se siamo pronti per cucinare, pinza e andiamo. Eccoci alla preparazione della besciamella. Dunque, per la besciamella è semplice, le dosi sono 1, 1 e 1, quindi 1 litro di latte, 100 g di burro, 100 g di farina, sale e noce moscata. Stop. Procedimento semplicissimo. Si mette a scaldare il latte. Scaldare, non bollire, deve essere soltanto caldo. Lo chiudo così fa prima. Nel frattempo, in un altro pentolino, facciamo sciogliere il burro tutto in una volta. Allora, il burro si è sciolto completamente. Ci metto la farina. Io la setaccio per essere sicuri che non rimangano grumi. Perfetto. Una volta aggiunta la farina setacciata, facciamo quello che viene chiamato roux, ovvero uniamo il burro alla farina. Deve venire un impasto, diciamo così, un composto sodo. Facciamo cuocere veramente 10 secondi, tempo che la farina prenda bene un po' di calore, così che perda subito il sapore di crudo. Allora, a questo punto non ci resta che prendere il latte caldo ed aggiungerlo. Si alza la fiamma, si comincia a girare un po' e si aggiunge il latte. Prima si fa sciogliere un po' il roux che abbiamo fatto, dopodiché aggiungiamo il resto del latte. Ok, adesso è tutto sciolto, senza grumi, ci aggiungiamo il resto del latte, sempre continuando a girare. Ok, e ora dobbiamo fare un po' addensare. Dipende dalle preparazioni. Allora, se si fa tipo le lasagne, non serve che sia proprio densa, perché tanto va a condire appunto le lasagne. Se invece viene usata come altra preparazione, come salsa d'accompagnamento, che ne so, come diciamo in altri modi, la possiamo semplicemente tenendola più sul fuoco far addensare un pochino di più. Allora, con questo trucchettino, diciamo così, di fare il roux, puoi mettere metà latte caldo, scioglierlo e poi aggiungere il resto del latte, non verranno grumi, non è quasi possibile che vengano. Se dovessero comunque venire, con il frullatore a immersione, semplicemente ancora a questo momento qui lo passate e lui rompe tutti i vari grumi, ma sono sicuro che con la frustina, farina setacciata, latte caldo, il roux, non vi verranno i grumi. Allora, lei sta già cominciando ad addensare, ci aggiungo la noce moscata, ok, se mai si aggiunge, e un pizzichino di sale. Non ci aggiungo pepe perché lo userò per fare le lasagne, che hanno comunque il sugo che è già molto saporito. Se vi piace potete aggiungere del pepe, se ce l'avete bianco meglio, così non si vedrà. Veramente veloce, io non ho tagliato il video, siamo a 3 minuti per il momento, 3 minuti e mezzo, e questa in 5 minuti è pronta, non... nel senso, no, io non la compro mai già fatta, la faccio sempre fatta in casa. Allora, l'assaggio un attimo, vedete com'è già densa? Buona, sciocca. Allora, per sapere quando è cotta, praticamente non si deve sentire la farina. Quindi, se la farina ha già cotto, e in questo caso ha già cotto, dobbiamo soltanto tirarla alla densità desiderata. Però questa, come vedete, è già sufficientemente densa. La spengo, ci aggiungo un altro po' di noce moscata. La rimescolo. Ed è fatta. Ora guardo il conteggio, 6 minuti e 45 secondi da quando ho acceso la videocamera. Direi che ci si possa stare.